Devo dire la verità, non mi aspettavo degli annunci così fighi. Ciao a tutti e benvenuti e bentornati sul canale. Oggi parliamo degli annunci manga fatti da Star Comics al Napoli Comic Con 2019. Sono diversi annunci, molto più di quelli che mi aspettavo, quindi partiamo subito senza ulteriori indugi, dicendo solo prima di iniziare che se volete aiutare il video del canale potete lasciare un bel like e un bel commento quando sarà finito per dirmi cosa ne pensate. Il primo annuncio è stato un annuncio abbastanza scontato, infatti si tratta di Dragon Ball Full Color, la saga dei Cyborg e Cell, quindi era abbastanza ovvio che Star Comics avrebbe pubblicato anche questa saga nella nuovissima e a mio avviso anche bellissima nuova edizione di Dragon Ball, ovvero la Full Color Edition che sta uscendo proprio in questo momento. Saranno 6 volumi da settembre. Freezer, che si credeva sconfitto, è tornato in cerca di vendetta e Goku, l'unico in grado di affrontarlo, deve ancora tornare dal pianeta Yardrat. Sarà la fine per la Terra? No, perché un misterioso ragazzo appare all'improvviso e fra lo stupore di tutti si trasforma in Super Saiyan e lo annienta. Chi è mai questo ragazzo? Come può esistere un altro Saiyan? E come può essere così forte? E soprattutto, come fa a conoscere gli eventi futuri prima ancora che accadano? Ha inizio un nuovo, straordinario arco narrativo. Per tutti i fan del lavoro di Eiichiro Oda ci sarà One Piece Strong World, di Eiichiro Oda ovviamente, in 2 volumi, anche questo da settembre. Ruffy e la sua ciurma sono stati ingannati dal malvagio capitano pirata Shiki, che rapisce Nami per farne la sua navigatrice dopo aver sparpagliato l'equipaggio della Thousand Sunny su di un'isola volante. Il suo obiettivo è distruggere il mare orientale. Anche la marina sembra alle corde, e a chi toccherà contrastare i suoi malefici piani? E poi ancora per gli appassionati di One Piece, sempre in 2 volumi, sempre da settembre, ci sarà One Piece Doors. Per tutti gli appassionati delle avventure di Cappello di Paglia e Ciurma, arrivano i 2 imperdibili volumi che raccolgono tutte le side stories raccontate dal maestro Oda tramite i frontespizi dei capitoli della serie. E in più, informazioni inedite, contenuti originali e un mistero finalmente svelato. Poi alcune novità riguardanti Ghost in the Shell. Io non sono un grandissimo fan dell'opera originale di Masamune Shirow, nonostante riconosca ovviamente l'importanza storica di questo manga, ma invece mi interessano molto queste uscite. La prima è Ghost in the Shell Comic Tribute di Masamune Shirow e artisti vari, un volume unico che uscirà a novembre. Arriva finalmente l'incredibile antologia di storie brevi che alcuni dei più grandi autori della scuderia Kodansha hanno voluto dedicare al maestro Masamune Shirow. Il maggiore Kusanagi, Bato, Aramaki e gli altri membri della sezione 9 rivisitati dalle mani di maestri del calibro di Boichi, Akira Hiramoto, Yuki Nutani e molti altri. E altrettanto interessante è Ghost in the Shell Global Neural Network, sempre di Masamune Shirow ovviamente e artisti vari. Anch'esso un volume unico in uscita a novembre. Un eccezionale progetto che coinvolge artisti di caratura internazionale. L'universo narrativo creato da Masamune Shirow è interpretato da autentiche star del fumetto mondiale come Dustin Nguyen, David Lopez, Max Gladstone, Lawrence, Brandon Fletcher, Alex De Campi, Giannis Milono Giannis, Genevieve Valentine, Brent Chauvenner. 160 pagine completamente a colori che vi faranno lustrare gli occhi e stimoleranno le vostre sinapsi. Poi un annuncio che mi ha sorpreso tantissimo e soprattutto mi è piaciuto tantissimo, ovvero Io sono Shingo di Kazuo Umezu, una serie in 7 volumi già pubblicata in Francia da poco da Lézard Noir, dove ha fatto incetta di premi, e che vedremo in Italia da ottobre. I sentimenti puri e ingenui di 2 bambini generano autocoscienza in un robot industriale. Autonominatosi Shingo, il robot inizia l'inseguimento di un amore irrealizzabile, cercando di comprendere l'umanità in un mondo sempre più disumanizzato. Uno dei più grandi capolavori del brivido del maestro Kazuo Umezu, un'opera di straordinaria profondità, sorprendente respiro narrativo ed eccezionale intensità e visionalità grafica. Poi un altro annuncio che sembra estremamente interessante è Mother Cosmos di Minoru Sugiyama, che vedremo nella collana Umami a settembre. Alla ricerca di un'amica, Satoru e Scop giungono a Gargoyle City, un'antica città protetta da tempo immemore da un enorme golem meccanico. Cosa starà cercando di difendere così strenuamente? Fra George Orwell, estetica manga e pop art, si snoda un capolavoro di grande originalità e potenza visiva da uno degli artisti contemporanei più eclettici e poliedrici del Giappone.
Sempre nella collana Omami, a dicembre, un'altra opera che sembra davvero molto interessante, ovvero The Box Man di Imiri Sakabashira, un lisergico e psichedelico viaggio costellato di visioni surreali, fra evoluzioni pop art e critica sociale, in compagnia di un bizzarro figuro vestito di una calzamaglia rossa e di un uomo intento a trasportare una misteriosa scatola su uno scooter. Una stupefacente e straniante parabola del tempo dell'uomo, dalla giovinezza alla vecchiaia fino alla morte. Imiri Sakabashira può essere definito il baluardo del Gekiga contemporaneo, degno erede del manifesto artistico di maestri come Yoshiharu Tsuge e Yoshihiro Tatsumi. E poi un'altra opera che avevo predetto l'anno scorso, se non sbaglio, per Lucca Comics, Icos, quel bambino che vidi in sogno di Kei Sambe. Sono 4 volumi in corso e il primo uscirà a luglio. Serry Nakajo è uno studente delle superiori con un passato drammatico. Quando aveva 5 anni, i suoi genitori furono brutalmente assassinati e il suo gemello, a cui era fortissimamente legato, sparì misteriosamente. Per tutti questi anni, Serry ha coltivato sete di giustizia e di vendetta e quando finalmente viene a galla un possibile indizio, il nuovo palpitante thriller psicologico firmato Kei Sambe, autore dell'acclamato Erased. Poi un'altra opera molto interessante, Bakemonogatari di Nisi Oisin e Ogret, sono 5 volumi in corso che vedremo da luglio. L'adolescente Kiyomi Aragi viene aggredito da un vampiro, in qualche modo riesce a sopravvivere e a non mutare a sua volta in una creatura oscura, ma ottiene poteri sovraumani. E, nonostante desideri una vita ordinaria, si ritroverà ad aiutare alcune fanciulle, alle prese con problemi soprannaturali. Nisi Oisin, uno dei più famosi e geniali romanzieri e sceneggiatori giapponesi, incontra Ogret, uno dei disegnatori più dotati, celebri e celebrati, in un'opera attesa e invocata dal pubblico di tutto il mondo. E finalmente abbiamo anche una data ufficiale per l'uscita dell'attesissima Eternal Edition di Pretty Guardian Sailor Moon. L'opera di Naoko Takeuchi uscirà in questa nuova edizione da 12 volumi Perfect Edition da novembre. Usagi è una 14enne che conduce una vita allegra e spensierata come tante sue coetanee. Tuttavia, il giorno in cui si imbatte in una misteriosa gattina parlante di nome Luna, comincia per lei un'avventura sconvolgente. Scopre infatti di essere Sailor Moon, guerriera dell'amore e della giustizia dotata dei poteri della Luna e di avere sulle spalle il destino dell'intero pianeta. Le intramontabili guerriere in marinaretta, finalmente in un'edizione più che perfect, definitiva. E questi erano gli annunci manga Star Comics fatti al Napoli Comic Con 2019. Per me davvero tanta roba, degli annunci che reputo molto molto interessanti, tra cui ovviamente la Eternal Edition di Sailor Moon, che sicuramente farà contenti tantissimi lettori che ormai la aspettavano veramente da tanto, Bakemonogatari, una serie con un fandom veramente molto molto esteso e che anche io sono curioso di leggere, essendo un fan di Nisi Oisin, Icos di Kei Sambe, che è un autore sicuramente interessante, pur avendo prodotto delle opere con alti e bassi, le opere più sperimentali come The Box Man o Mother Cosmos, che mi sembrano veramente delle opere super super interessanti e che vi consiglio di tenere d'occhio. Io sono Shingo, che non può assolutamente mancare tra le vostre letture, soprattutto se vi piace l'horror, in particolare un certo tipo di horror vecchio stampo, come quello del grande maestro Kazuo Umezu. Ovviamente interessante per tutti i fan di Eiichiro Oda anche le pubblicazioni su One Piece, e per i fan di Ghost in the Shell e di Masamune Shiro non potranno mancare anche queste due nuove iniziative nelle loro collezioni. Quindi devo dire la verità, una conferenza ottima da parte di Star Comics. Fatemi sapere cosa ne pensate voi con un commento e lasciate un like, iscrivetevi attivando le notifiche, seguitemi su Instagram dove giornalmente posto qualcosa sui fumetti e non solo, aprite il box informazioni per tutte le info utili, noi ci vediamo alla prossima e ciao!